diversità crea conoscenza, crea persone migliori e crea pensieri migliori. Queste cose sono utili per fare qualcosa nel nostro piccolo e cercare di creare un mondo migliore. Dovete fare un pochino di fila a causa Covid. C'è un tavolo di prenotazione, di registrazione, dove vi viene rilasciato un tesserino come se foste in una biblioteca. Dopodiché c'è un tavolo di prenotazione. Potete leggere le quarte di copertina e scegliere quale libro volete leggere, va bene? Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Spesso le persone sono lasciate sole con i loro problemi, non si incontrano. L'idea è proprio di favorire la relazione, lo scambio. Le storie delle persone sono importanti per comprendere come va anche l'umanità e per comprendere che l'umanità può farcela solo conoscendosi e solo capendosi. È importante toccare con mano e vivere che invece ci sono persone più sfortunate di noi. Si può ripartire, si può ricominciare ed è importante che si torni ad amare gli altri e non a considerarli diversi. Conoscere una persona, qualsiasi essa sia, che ha una particolarità diversa dalla nostra ci permette di crescere sempre di più. Questa è la biblioteca vivente della WildM Lazio Ollus. Abbiamo scelto di utilizzare questo strumento di animazione sociale perché siamo stanchi di sentire, assistere diciamo in maniera passiva ai fatti di cronaca che vedono discriminate le persone con disabilità, ma non solo loro, anche le persone straniere, le donne, gli anziani. È una vera e propria biblioteca, a posto dei libri ci sono delle persone, dei libri umani che possono essere presi in prestito per 30 minuti e questi libri, queste persone raccontano la loro storia. Sono storie di viaggio, storie spesso di sofferenza, qualche volta di entusiasmi, di speranze. È un catalogo veramente tanto eterogeneo. Queste persone spesso sono vittime di discriminazione. L'idea è proprio quella di rompere il pregiudizio, avvicinare le persone e favorire quella capacità empatica che poi è di ognuno di noi. Siamo molto soddisfatti, l'evento è andato benissimo, ben oltre le aspettative. Abbiamo visto tante persone, una grande partecipazione, persone interessate, persone emozionate. Ci hanno già chiesto di ripeterlo e non vediamo l'ora di farlo. Ci piacerebbe riproporre queste storie e perché no aggiungerne anche delle altre. Quindi speriamo di trovare di nuovo ospitalità al Monk o altrove e di ripetere questa iniziativa. Ho ritrovato un pochino di me in ogni persona con cui ho parlato. La diversità è fondamentale, ci permette di entrare in relazione anche con noi stessi in una maniera diversa, prima che con l'altro. Bisogna pensare globale, vivi con tante altre persone, qual è la differenza? Sono persone come te. La diversità si abbatte dal momento che si costruiscono, si creano, si pensano cose per il globale, no? Il globale meno il disabile.